Ciao ragazzi, sono Chef Franco, benvenuti in questa nuova video ricetta. Oggi vi faccio vedere la preparazione della vera pizza napoletana. Oggi vi preparo pizza margherita e non solo. La prima cosa vi faccio vedere dove facciamo le pizze. Ragazzi, guardate qua, 400 gradi, faccio vedere che pizza. Ragazzi, praticamente è nero perché già l'abbiamo usato, però pulito, ovviamente non guardate tutto cosa, ma raccomando, non vogliate bere tutti i bileflè. L'ingrediente fondamentale è l'impasto che ho preparato il giorno prima, quasi 26-27 ore di lievitazione. Eccoci qua ragazzi, incominciamo una nuova stagione di Chef Franco. Mio figlio e la sua ragazza mi hanno regalato il forno per le pizze, vi faccio vedere l'ingrediente per fare le pizze domani. Ragazzi, io ho messo acqua minerale, sono 500 mg. Poi ovviamente se ci vuole altra acqua ne mettiamo altra. Per adesso mettiamo 200 mg. Questo lievito qua è 25 mg, io faccio la metà, vedete? E lo sciolgo nell'acqua. Fate così come faccio io. Fate sciogliere bene, vedete? Ragazzi, questi c'ha una lievitazione quasi 24 ore. Ho preso una farina per pizze e buttato un po' alla volta, così. Vedete? Incominciate a girare, piano piano, così. Sempre così. Ragazzi, se guardate tutti i procedimenti, vi faccio vedere domani che pizze usciranno, perché poi domani mattina faccio i panetti, li faccio crescere e poi vi faccio vedere che pizze vengono. Guardate. E buttate altra farina. Nuova alla volta. Ragazzi, ho dimenticato di dirvi, 1,1 kg di farina usciranno sui 270-280 grammi di panetti, quasi 5-6 pizze. Metto un po' d'acqua. Cominciate a girare con le mani. Sempre questo verso qua, vedete? Ho messo altri 220 grammi di acqua. Ragazzi, fate sempre così, vedete? Poi ogni 3-4 ore vi faccio vedere le piegature. Avevo dimenticato l'olio. Un cucchiaio di zucchero. Un cucchiaio e mezzo di sale. Olio. Uno. Due. Tre. E quattro. Vediamo così come andiamo. Un altro po' d'olio. Ragazzi, fra 2 ore facciamo le piegature, vi faccio vedere l'impasto come comincia a venire liscio. Lo copriamo col coperchio. Ecco qua. Ci vediamo fra 2 ore. Fatelo riposare. Un ambiente non troppo caldo e non troppo freddo. Io non lo metto nel ripostiglio. Fra 2 ore vi faccio vedere già come è venuto. Un bacione. Ragazzi, sono passate le 2 ore, vediamo un po'. Tanto ci vuole tempo fino a domani, eh. Fammi vedere. Già sta crescendo. Vieni appresso a me, Enzo. Allora ragazzi, fra 4 ore e mezza facciamo un'altra girata. Un bacio, vi voglio bene. Sono passate più di 4 ore e mezzo. Vediamo l'impasto come sta venendo. Venite appresso a me. Ah, guarda che...
Che lievitazione. Vedete come sta venendo liscio. Ci vediamo domani mattina. Buonanotte a tutti. Un bacio, vi voglio bene. Buongiorno ragazzi. Vediamo il mio impasto se è cresciuto. Vediamo. Oh. 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 Farina di semola. Voglio mettere la farina di semola, è importante. No, l'idratazione. Lavoriamo un altro poco. Prendiamo la bilancia. Facciamo più o meno palline da 320-330 grammi. Facciamo un piccolo taglio. Un altro colanzo. Ecco qua. Bella. Ok ragazzi, i panetti sono pronti. Più o meno sono sui 370-350 grammi. Metterò un panno sopra, così. Metto a caldo. Ecco qua. Facciamo riposare, facciamo crescere i panetti. Altri 4-5 ore. E poi oggi pomeriggio facciamo le pizze. Ci vediamo dopo. Un bacio, ciao ragazzi. E questa qua è più piccola perché l'ho fatta mia. Dark. Spettacolo. Faccio due tipi di pizza. Margherita, preso pomodori che facciamo noi, messo sale, un po' di pepe dentro. E ho preso fior di latte, messo nel frigo, guardate qua, secco, però non so, è uno spettacolo. L'altro ingrediente per fare la pizza: prosciutto cotto, alta qualità, mais, formaggio che metto sia nella margherita sia l'altra pizza, panna che non faccio vedere la marca, e metto sempre mozzarella sopra. Ovviamente olio, sempre della Puglia, mi raccomando. La cosa fondamentale: farina di semola. Mettete la farina di semola sotto e poi faccio che bella pizzarina. Cerchiamo di fare il nostro meglio. Ah ragazzi, volevo dirvi un'altra cosa. Grazie per i 400.000 iscritti. Però mi raccomando, mo non ci hanno fermato i 400.000 iscritti. Lasciate il boom, la fa crescere sempre. E Chef Franco continuerà a fare le ricette. Mi raccomando, ci conto. Guarda a me. Guardate, non ci devo fare proprio pelo oggi. Allora, questa qua la dedico alla ragazza di mio figlio, perché l'altra volta non c'era. Ci ha già fatto forza la pizza. Guardate sempre a me. Ah, ragazzi, avevo dimenticato di dirvi, questa macchina qua per fare le pizze bisogna riscaldare 10 minuti prima. La cottura più o meno sono 4-5 minuti. Io mi raccomando, io voglio un commento bello e subito è di buono, eh. Margherita? Allora, salsa di pomodoro. Guardate sempre a me. 2 e 3. Ovviamente ragazzi, cerchiamo di fare il nostro meglio. Però vi posso dire che già l'altra volta l'ho fatto ed è uno spettacolo. Formaggio. Dispiace, un basilico non ce l'ho. Mozzarella. Guardate come l'ho tagliata la mozzarella. Filo d'olio. Allora, ragazzi, più o meno la cottura, 4 minuti. Mettiamo 4. Mamma mia. Mamma mia, vai giù.
Ah ragazzi, avevo dimenticato, ho comprato pure questa qua per mettere la pizza sopra, però è troppo piccolina, però la giro. Mamma mia, mi sta venendo bello. So più di 5 minuti comunque, perché qua dice 4 minuti, però so più. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, com'è bella questa cottura giù. Ciao. Ragazzi, venite a mangiare da me, pizzeria da chef Franco. Faccio lo spettacolo. Secondo me, Enzo, io la posso togliere. Va giù. Mamma mia, com'è bello. Andica. Che ne fa la pizzeria Don Michele? Voglio. Ah, allora ragazzi, dopo la margherita faccio questa qua. Mais, prosciutto cotto e panna, avevo dimenticato la panna. Ragazzi, come è venuto? Ah, verità. Buona, buona. Buona. Mamma mia, com'è bella questa, mamma mia, guarda più bella. Un po' di formaggio lo metto sempre, poco, però lo metto. Lo scelto cotto. Qual è la mia? Questa è di Cristiano, sì. Abbondiamo di mozzarella, dai, un po' d'olio. Ragazzi, guardate a me. Eccoci qua. Chiudiamo. Aumentiamo la temperatura. Mettiamo a 5. Ecco qua. Aspettiamo pure questo. Bella sta macchina, ce l'ha, bella. Ci vuole un po' di tempo a fare l'impasto, cosa però. Io vi dico sempre, noi ci divertiamo, ma non si me ne è pizzaiolo, non si me ne è chef, però sto vedendo che il mio programma, quello di mio figlio, vi piace e noi cerchiamo di accontentarvi. Ma raccomando i commenti, ma ci dice a me stessi cosa. Un altro po' è finito. Un altro po' e lo togliamo. Aglio, questo è come dice il maestro di Napoli, cottura lenta, docile e mai aggressiva. Voglio fare un saluto a mio amico Enrico Pozzi, che siamo andati a mangiare la pizza là, stupenda, complimenti. Enrico, se ci vedi, metti un bello like. Ragazzi, tolgo. Sì, adeccava. Adeccava. Senti come sciocca, senti. Nel frattempo che loro assaggiano, vogliamo fare la margherita per noi? Solo c'è una bella margherita, dai! Eccoci qua ragazzi, un'altra margherita. Chiudo, aumentiamo e mettiamo 5. Assaggiamo questa prosciutto e mais? Sì, sì, sì. Vai, assaggiamola, vedo spettacolare. Panna, prosciutto e mais, vediamo come è venuta questa pizza. È mozzarella. Boom! Bravo! Stracano! Alta al punto giusto, legge, credetemi, è di una leggerezza unica, ma veramente! Ecco qua. Dite la verità, la vorresti assaggiare, lo so, assaggiamo la margherita. Posso dire una cosa? A me piace di ciubare. E ce la do. Sto pomodoro appena cotto, un po' acidulo, fior di latte,
saporitissimo. Ma l'impasto, l'impasto nell'impasto, nell'impasto, nell'impasto. Cosa c'è nell'impasto? Cosa c'è? La leggerezza, non la senti? Te ne puoi mangiare 10.000. Vorrei assaggiare la pizza semplice. Ti piace la marinara? La marinara sì, mi piace. L'aglio bello, ciato, potentissimo. Stupendo. Anche la marinara ha il suo perché, devo dire la verità. Questa qua è l'ultima pizza, che poi mi ha già staccato pure. Dico la verità, la metto qua. Ecco qua. Cottura lenta e non mi ricordo il parole, però va bene lo stesso. Ci sta? Beh. Speciale. Voglio che pizza semplice più bella. Ci sono i brilli. Eccoci qua ragazzi, il video è finito qua. Niente ragazzi, che dirvi? Vi ringrazio a tutti, spero che vi è piaciuto. Abbiamo fatto tre tipi di pizza: margherita, marinara e quella là con panna, mais e prosciutto. Noi ci siamo divertiti. Se a voi vi piace, mettete un like sul video. Vi voglio bene a tutti qua. Commentate e ci vediamo alla prossima video ricetta. Un saluto da Chef Fra. Un bacio.